ci troviamo al Centro Culturale Mercato, che propone una mostra diversa rispetto alle solite che fino ad ora sono state ospitate in quest'anno. È una mostra dedicata ai 30 anni della legge 180, meglio conosciuta come legge Basaglia. Essere malato di mente vuol dire essere ghettizzato, no? Questo vuol dire. Allora il problema è fondamentale è dare la possibilità che non tanto la malattia mentale sia considerata come ogni altra malattia, no? Perché questo vuol dire. Dobbiamo vedere cosa sono le altre malattie. Allora direi come è trattato il malato in genere nelle nostre organizzazioni sanitarie, lei sa, è una situazione di oppressione e non di liberazione da un male. Che ha sancito la chiusura dei manicomi, una legge estremamente moderna, estremamente innovativa, probabilmente la più innovativa in Europa, e che ha dato degli importanti risultati dal punto di vista della terapia, del trattamento del disagio psicologico. Perché Argenta ha scelto di fare questa mostra? Ma per alcuni aspetti decisamente importanti, legati proprio al territorio nostro, alla nostra provincia, una delle prime province in Italia, a fare delle sperimentazioni di apertura del manicomio alla città, quindi fuggire dal pregiudizio, dal preconcetti del manicomio come istituto chiuso. Nessuno doveva vedere, nessuno doveva sapere, il muro era alto, non solo un muro reale, ma c'era anche un muro proprio di tipo culturale nei confronti dell'istituzione. Slavic invece, con i suoi collaboratori, ha iniziato ad aprire le porte del manicomio. È ben difficile pensare di animare un luogo senza anima come il manicomio, e abbastanza singolare sarebbe pretendere di rianimare persone alle quali tutta l'organizzazione della giornata manicomiale tolgono qualsiasi possibilità di vita sociale. Quindi a far entrare la città all'interno del manicomio e a fare uscire i pazienti nella città. Tant'è che alcuni mesi prima che venisse emanata la legge, Ferrara fece un convegno molto importante che si chiamava La Scopa Meravigliante, a cui partecipò anche Basaglia, tra l'altro uno dei primi convegni in cui si iniziava a parlare di arte terapia, il teatro come strumento per affrontare il problema del disagio, della difficoltà della comunicazione da parte dei pazienti psichiatrici. Quindi legandoci all'esperienza ferrarese abbiamo pensato di ripercorrere un po' quello che era la storia e il percorso di questo ospedale, che è la parte della mostra illustrata dalle fotografie. Abbiamo voluto legare appunto il discorso all'arte, quindi l'arte come strumento di cura, tra virgolette, o di trattamento, tra virgolette, del disagio psichico, e soprattutto facendo vedere cose che sono state dipinte sia dai pazienti dell'ex ospedale psichiatrico, sia da invece persone che attualmente frequentano i centri diurni, che sono tra gli elementi previsti dalla legge 180, appunto, che prevedeva la creazione, con la chiusura dei manicomi, la creazione di strutture alternative, case famiglia, case protette, gruppi appartamento. La parte sottostante della mostra sono tutti materiali prodotti attraverso laboratori, stage e corsi fatti all'interno del 101 di Porto Maggiore, nel De Salvia, legato chiaramente al centro residenziale, il Basaglia, che è collocato all'interno dell'ospedale, perché è un'esperienza veramente importante, un'esperienza che, pur avendo come collocazione fisica a Porto Maggiore, coinvolge anche il nostro territorio, perché comunque ci sono persone del comune di Argenta che frequentano sia il Basaglia che il centro diurno di Porto Maggiore.